Konnichiwa, cari Giappolovers, benvenuti anche voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui su Ghost of Tsushima. Quest'oggi per continuare questa avventura incredibile, veramente epica, in quel dell'isola di Tsushima, che realmente esiste a cavallo fra il Giappone attuale e la Corea del Sud, che vede impegnato il nostro Samurai Jin nella difesa della sua patria, isola patria. E allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 29 di questa serie. Allora, cari Giappolovers, andiamo subito a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Ghost of Tsushima. Ok, cari Giappolovers, eccoci qua. Questa notturna di Ghost of Tsushima. E vediamo un po' il da fare quest'oggi. Allora, vediamo un po', ma ci sono delle terme qua vicino, cavolo, che... Crocevia di Yoichi... Dov'è che stanno le terme, cazzarola? Qua giù. Vediamo un po', sorgente termale montana... Ma sì, facciamo un viaggio rapido, va. Così magari riprende un po' le forze del nostro Jin. E vediamo un po' il da fare quest'oggi. Vai, riposiamo, facciamo riposare, riposo del samurai. Quando ci vuole, vai così. In notturna, ma sì. Oh, con le candele, figo. Vediamo un po' se è meditazione. No, perché esci? Scusa, ma non si può riposare? No? Vediamo un po', c'è sempre... Vediamo un po' se è... Riposato. Cavolo, no. Non è che si sia riposato chissà quanto, cazzarola. Ma porca la miseriaccia, boia. Vabbè, vediamo un po'. Allora, il tempio dorato sta qui. Nessun dono. Non possiamo nemmeno... migliorare né l'arco né lo spadaio né l'armatura, niente niente, né l'armatura niente niente. Va bene, ok, l'abbiamo un po'. Diario, racconti di Tsushima. Ci abbiamo racconto di Ishikawa 4 di 9, la via dell'arco, il tocco del guaritore, disperso in mare, la pace di mia madre, ma la pace di Masako sta in Culonia. Facciamo via dell'arco, va. E in chilometro e mezzo. E vabbè, vediamo un po'. Vai qua, crocevia di Yoichi. Viaggio rapido e vediamo un po'. Così almeno ci avviciniamo un po', un chilometro e mezzo. Kage, vieni qua. Vai così, al galoppo, amico mio. Dai, per 400 metri è più fattibile come cosa, cavolo, rispetto a un chilometro e mezzo, eh. Allora, kunai ne abbiamo due, forma della pietra. Forma dell'acqua, andiamo con la forma della pietra, va. Allora, dovrebbe essere lì sopra, vediamo un po'. Grande l'uccello dorato di Tsushima. Mamma mia, ragazzi, che aspetta, comunque... Sucker Punch hanno fatto un lavoro, oserei dire, incredibile, veramente incredibile. Cioè, veramente è un qualcosa di estremamente giapponizzante questo Ghost of Tsushima. Io me lo sto godendo veramente piano piano, senza fretta. Vediamo un po', dovremmo essere vicini. Salvataggio in corso, vediamo un po'. Foresta delle sorgenti celate. Ma no, cazzarola, mi sono perso. Io! 70 metri. Il vento soffia per di qua.
Ah, tu caspita. Ah, ecco, sta qua, sta qua. Dicevo io, ho detto, ma come caspita mi sono perso la casa del vecchio qua, eh? Del dojo di Sensei Ishikawa, eccolo qua. Dove stai, Ishika? Ishikawa, eccoti qua. Chi stai, militando? Disturbo? Sakai. Dica. La via dell'arco. Mamma mia, altra missione secondaria.手遅れになる前に日吉の意を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。ああ、ええ。表すことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、余人を忘れる。その隙を叩く。 村を犠牲にすると仰るのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。えっ、カラケリディカのパワーカーミスリアチャボイヤ。確かにな。確かに。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。OK、 vediamo un po'. Sconfiggi i mongoli dove state? E vieni qua. Fatto fuori. E no, dove stanno gli arcieri? Vieni qua, arciere. Vieni qua, non scappare. Crepato. E no, mettete in mezzo, bastardi maledetti. E crepa. Non devo stare a tracere. Dove stai, arciere? Tu che aspia. Stai lì, bastardo maledetto. Aspetta. Aspetta che arrivo. E non ti parare, bastardo. E che caspita. Beccato. Beccato. Ma Ishikawa, cavolo, ma ammazza. Così, così. Che bastardi maledetti. E prendi questo qua, così. E un po' per uno non fa male a nessuno. Vai così. E non ti parare, brutto bastardo. Ok, così. Fatto fuori. Bene. Bravo Ishikawa, colpisce alle spalle. Dai Ishikawa, stai lì a un metro. È rimasto solo lui? È rimasto solo te? Ok. Bene così, bene così. Ok, vediamo un po' il da fare. Dobbiamo seguire Ishikawa.
Per di qua, ok. No, non prendiamo il cavallo, dai, andiamo a piedi, dai, coraggio. Vai, oh. Dai, una bella corsetta. Mamma mia, ne fai una cosa personale, Ishikawa, cavolo. Arimasen. わしの技は次へで島。先生の技は私が守ります。友恵はどこを狙う？村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいであろうな。 Ah, là c'è un cavallo. Ma dove corre? Bah, vabbè. Onushiro, koko e! Ikaga nasaimashita? Mōko ga Hiyoshi ni mukatte ore. Mina o yado ni atsumete kakurete ore. Teki wa washi ra ga. Dai, sono yoni. Ok, bene. Dai, coraggio, Ishikawa. Koko wa miharashi ga yoi. Ok, prendiamoci le frecce, va. Ok. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, per di qua. Vai. Direi di sì, potrebbero esplodere. Erba secca. Nidi calabroni, ok, ok, bene, bene. Ok, freccia infuocata, utilizzabile con l'arco corto, incendia nemici, tessuti ed erba secca. Bene. Appostiamoci, va? Allora, L2 triangolo. Stanno già infuocando. Dai, coraggio, fatevi sotto. Ma se partissimo all'attacco, no, eh? Forse non dobbiamo fare così. Grandissimo. Ok, va bene. Tacci vostri. Oh, vai, sei incendiato. Crepato. Crepato. E vieni qua. Liscio. Eh no, alle spalle no, bastardo. E crepa. Non dato l'arciere. Ah, stai lì, arciere, eh. Aspetta un attimo, arciere. Fatto fuori. Tacci vostri, quanti siete, oh. Bastardi. Dove stai, arciere? Eh sì, bastardo. E fammi salire. Fatto fuori anche te. Vieni qua, altro arciere.
お前はどこだ? 援軍が! Tacci voi, se non che la spia sta l'altro. Tacci vostri. Ah, eccolo qua l'altro arciere. Vieni qua. Vai così! Esplodete, bastardi maledetti! Arci vostri! Vai così! E bastardi! Dove sta? Sta ancora là! Vieni qua arciere, vieni qua, da zio Giappo Gamer. Liscio. Fatto fuori. Vai così. Eeeh, che caspita. E vabbè, che caspita. E bastardo maledetto. Oh, fatto fuori Ursus. Che fai? Attacchi? Attacca. Fatto fuori. Vai, attacca. Dove state, bastardi? E bastardo maledetto. E ti pari, eh? Dove sta l'arciere? Dove sta l'arciere? Dove stai? Dove stai, arciere maledetto? Grande, grande Ishikawa. Ok, yatta, gli abbiamo fatto. Vieni qua, tu vuoi crepare? E crepa. Che c'è, Ishika? Tocca far esplodere tutto quanto? Vai, parliamo, parliamo, vediamo un po', mamma mia, mamma mia. Chiottana. Bastarda maledetta. いや、バカにしておるのだ。ともえの前の弟子が長尾弘則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです? Mamma mia ragazzi, mamma mia, che sviluppi. Kazute no washi wa wakaku, gōman de mujō datta. Hironori wa sono sugata o manete hei o hikite mūhun o okoshita. Yaburetta mono no
長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。まんまみやまんまみや、戦略のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、ラビアデルコ、マンマミア、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。はい、目の前は新たな弟子と共にな。グランデシガウア、金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴はグランディッシモ、ma c'è ancora Tomoe già。じゃ承知しました。E ok, yatta, la via dell'arco. Bene così, bene così. Altra missione secondaria andata. Ottimo. Non abbiamo raggiunto il punto, va bene, ma ci siamo quasi al punto, Amuleto dell'immunità, amuleto difensivo. Ottimo. Falco impicchiata, tinta per arco corto. Ok. E seta per due, bene. Ok, bene. Siamo qua alla fonte Yoshi. Ok, bene. Vediamo un po' che magari, non so, un bagnetto, che dite? Allora, vediamo un po' il da fare. Ok, freccia infuocata per due, frecce normali pieni, ok. Poi ci sono i barili. Che schioppata! Poi schioppata così, bene. Là c'è pure nido dei calabroni, ci mancano pure i calabroni. Allora, vediamo un po' di aggiornare il tutto, il diario. Allora, cioè abbiamo ancora il franto affranto che è la missione principale. Ma dei racconti di Tsushima, il tocco di un guaritore, disperso in mare, la pace di una madre, sono quelli rimasti per il momento. Racconti mitici anche sono rimaste la maledizione di Uchitsune e la leggenda di Tadayori. E ok, vediamo un po' amuleti. Allora, vediamo un po'. Amuleta determinazione, funzione minore equipaggiato. Del benessere, moneta funzione minore, la guarigione prevista un ulteriore 7% di salute, aumenta del 15%. Questo nuovo dell'immunità, le frecce nemiche hanno 15% di probabilità di non infliggere danni. Amuleto della precisione, distanza minore, credito moderato dei danni inflitti dalle frecce. Amuleto dell'efficienza, la velocità con cui incocchi. E ricarichi incrementa il 15%, meno della duplice distruzione. Mamma mia, avanti le amuleti. Amuleto di Kagutsuchi infligge danni bonus quando la salute è pari o inferiore al 50%. E questo, cavolo, è buonissimo. Vai così. Pure dorato. Amuleto delle ombre, l'unica velocità di individuazione nemica al 10%. Mamma mia, mamma mia. Beh, cioè abbiamo due dorati. Amuleto di Kagutsuchi e amuleto di Amaterasu. Uccidendo i nemici rivisti una qualità di salute moderata, ok. Poi abbiamo amuleto della fermezza e amuleto dell'occultamento. Ci sarebbero altri due slot, però al momento sono bloccati. Vediamo un po' tecnica come stiamo messi. Qualche puntazzo no, Forme. Forma del vento, qua niente. Spettro come stiamo messi, no, siamo messi così. Con le armi spettrali, tecniche evolutive. E va bene, ok. Allora, vediamo un po' il da fare. E
Ma i racconti di Ishikawa non ci stanno più, cavolo. C'è Makoto che sta lì su, però tocca veramente farsi chilometri, porca la miseria. Prima o poi toccherà anche andare qua alla pace di una madre. Prima o poi abbiamo la maledizione di Uchitsune. Bene, bene. Magari, non so se farlo oppure no. Il bardo di Yoshi racconta il mito dell'arco lungo di Uchitsune. Dovrei andare ad ascoltarlo. Freccia esplosivo, arco lungo, incremento leggenda moderato. Va bene, ok, bene così, bene così. E allora, cari Giappolaverse, rieccoci qui nella schermata del menu principale, questo Ghost of Tsushima, ragazzi, mamma mia, Sucker Punch ha creato, secondo me, veramente un piccolo grande capolavoro, veramente. È un qualcosa di unico questo Ghost of Tsushima, veramente ho la pelle d'oca a videogiocarlo. E allora, cari Giappolaverse, anche questo episodio numero 29 di questa serie ovviamente termina qui, sperando che vi sia piaciuto e mi lasciarmi più likes possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei miei vari social, ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vado a scrivere Giappogamer in questi social e mi trovate agevolmente. In più vi invito anche a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video ed episodi sul gaming giapponese a 360 gradi e alle volte anche non. E infine ricordo il mio blog su WordPress, dove intanto scrivo news e recensioni varie sui videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete raggiungere al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolaversi, vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. Vi abbraccio forte da vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E i prossimi episodi!